Bene ragazzi, abbiamo un problema in cui ci sono io, che tengo in mano un pennarello, il nostro cubetto ad esempio, visto di lato, e gli imprimo una forza, così da imprimergli una velocità iniziale uguale a 5 metri. Poi la forza non esiste più. La forza non c'è più, fa zero poi, nel senso che è solo servita per imprimergli una velocità, perché altrimenti se avesse velocità zero, cadrebbe giù. Quindi lo lancio in alto. La domanda è, lanciandolo in alto, a un certo punto torna in giù e mi va a zuccare contro il pavimento. Io vi chiedo l'altezza che raggiunge. Ad esempio, facciamo finta che tra me e il soffitto ci sono 5 metri, quindi vi potrei chiedere, il pennarello zucca contro il soffitto o no, ad esempio, ok? Calcoliamo questa altezza qua. Allora, intanto, dove mettiamo? Intanto questo è un problema. Di caduta libera, sì o no? No. Sì. No, non ci interessa la caduta, perché noi calcoliamo. Però dobbiamo comunque mettere una 6, cioè non ci interessa la 6. Allora. Non ci interessa la caduta. Cadere non significa solo andare verso il basso. È un problema di caduta libera, è un problema verticale in cui agisce soltanto l'accelerazione di gravità. Cioè, una volta che raggiungi il punto in alto, tu comunque devi pensare che l'altezza parte dal pavimento e arriva al punto. Sì, però ragazzi, la caduta libera concettualmente è tutto questo moto. Quando agisce soltanto l'accelerazione di gravità è caduta libera in una dimensione. La domanda è, dove mettiamo l'origine? Dal braccio? La mettiamo dal pavimento o dal braccio? Dal braccio. E possiamo fare il pavimento e poi mettiamo anche il braccio. Io lo metterei sul pavimento, perché vi ho sempre detto che nei problemi a caduta libera l'origine la mettiamo nel punto più in basso che il corpo può raggiungere. Quindi la potete anche mettere qua, non è però io vi consiglio di metterla qua. Se la metti sul braccio, tanto quando vai in alto, poi alla fine ti corre lo stesso, cioè per tornare in quello cale. Sì? Sì, percorre lo stesso spazio, dici. Quindi cioè, io lo metto sempre sul pavimento, ragazzi. Sempre. Dove metto l'asse Y? In su. Perché? Perché sì. Perché l'asse Y si mette sempre verso l'alto. Così avete una regola e ogni esercizio non pensate cosa fare. Quindi origine sul punto più in basso che il corpo può raggiungere e asse Y verso l'alto. Allora, adesso mi dite bene. Qual è l'accelerazione? Perché la fregatura è, ma l'accelerazione quando il corpo sale è positiva e poi diventa negativa, l'accelerazione di gravità è sempre negativa? L'accelerazione di gravità? Sì. L'accelerazione di gravità è sempre negativa, perché va verso l'origine. Che i corpi sono sempre spinti verso il basso. Quindi che il corpo salga o scenda, il corpo è spinto verso il basso. Questa è una cosa non banale. Nel senso che l'accelerazione fa sempre meno 9,81. Ragazzi, è sempre così. Non farà mai più 9,81. Perché i corpi per gravità non salgono. Se no, inizierebbe a volare contro il soffitto, Giorgio, e a spaccare il soffitto. Quindi vanno verso il centro della Terra, quindi verso il basso per approssimazione. Il tempo dove lo facciamo cominciare? Da quando lo lancio. Da quando lo lancio. La posizione iniziale, sì, T0 uguale a 0. La posizione iniziale è 0,1. 1. E quindi io direi di impostare il nostro problema. Cos'è che scrivo? S0. S uguale. Mezzo A tipica T meno T0. Capite la bellezza di avere una formula generale? Se ne ricorda una e poi si fanno gli esercizi. Allora, domanda, S lo sappiamo? No, non lo sappiamo. Io chiedo quale altezza raggiungo. No. Ovviamente significa che questo è il mio punto finale, giusto? Sì.
è quello che mi serve. So cosa hai pensato, è zero perché poi la pallina cade. E chi se ne frega? Perché io ti chiedo quale altezza raggiunge, tu devi chiederti cosa metto come punto finale per capire, per trovare la mia incognita. Mi metto dove mi chiedo di calcolare le cose. Bene. Quindi il punto finale non è quello dove alla fine finisce il corpo, è dove io devo trovare delle quantità. Allora, sa, S quindi lo so? No, devo trovarlo. S0 fa? 1. V0 fa? 5. T lo so? Quanto tempo ci mette andare da I a F? Non lo so. T0? Fa 0. T0 fa 0 e fa 0 anche qua. Il tempo non lo so. L'accelerazione fa? Meno 9,81. Pollo, chi mi ci mette il? Più. Lo vedremo. Ragazzi, V0 fa? 0,0. No. 5. Ah, vale. Meno 9,81. T non lo sappiamo. Quindi, quante incognite ho già? 3. Come S, tre? S, V e T. Ah, per adesso ho S, V, T, quindi non va bene? No. Nel senso che in un sistema 2 voglio due incognite. Quindi significa che in realtà una di queste tre la so, ma S devo trovarla. Il tempo non lo so. Ragazzi, la velocità finale. La velocità finale è 0. Perché? Perché arriva, si ferma e poi cade giù. Bravo. Bravo Simone. Se io devo trovare l'altezza massima, il corpo inizialmente a velocità positiva fa più 5, più 4, più 3, più 2, più 1, 0, meno 1, meno 2, meno 3. Quindi quando un corpo raggiunge l'altezza massima, la sua velocità, bravo, termina la sua energia cinetica o comunque la sua velocità è nulla. E adesso mi dite... se questo problema fisico diventando un problema matematico si diventa complesso o no. Allora, S uguale a 1 più 5T. 1 più 5T. Qui ragazzi bisogna sempre fare la metà di 9,81, che è sempre il nostro amico T alla seconda. E sotto viene 0 uguale a 5 meno 9,81 T. Alla seconda? No. Finiamo. Cosa trovo? Lavoro sulla prima riga o sulla seconda? Sulla seconda trovo T. Sulla seconda. Sa? Sposto 5 di là. Sposto il 9,81 dall'altra parte. Così diventa positivo. Così diventa positivo. Viene 9,81 T uguale a? Uguale a 5. Uguale a 5. E poi T è 9,81 diviso 5 o 5 diviso 9,81? 5 diviso 9,81. Che mi dite velocemente quanto fa? 0,5096. Bravo, vai avanti. 0,5. 0,96. Ok, lo teniamo così. E adesso calcoliamo S facendo 1, che è, vedete che è la posizione iniziale, più 5 per il tempo appena trovato. Attenzione, ma tutto solo un pezzo? No, solo il... Solo 5. Qui ragazzi ci metto il tempo alla? Seconda. Seconda. Quindi sarebbe di più. E adesso mi dite complessivamente quanto fa tutta questa sberla. Quindi risulta 2,274 metri in un tempo di? 0,50,96. Ma vi faccio un'ultima domanda, ragazzi. Ma quindi il gessetto quanto spazio ha percorso? Perché è arrivato a posizione 2,27,4, ma però era partito in posizione 1. Quindi ha fatto solo 1,264. Quindi lo spazio percorso è stato 1,174 in un tempo uguale a 0,5 in mezzo secondo.